Questo canale è supportato da Ehi Prof, il nuovo servizio su abbonamento interamente online di aiuto agli studenti. Hai problemi a scuola? Visita il sito eiprof.com o clicca sul link in descrizione. In un pomeriggio di primavera, Michele, finiti i compiti da circa 10 minuti, si annoia molto. Manca un'ora al ritorno della madre e non sa che fare. Una voce nella sua testa lo spinge ad abbuffarsi e lui resiste fin quando anche la sua pancia non si mette a brontolare. Corre quindi in cucina, dove incontra il suo migliore amico, Frigg, il frigorifero. Michele lo apre, spalanca gli occhi e guarda che meraviglia gli si pone davanti. Si fionda sulle lasagne, sul mascarpone e in mezz'ora ha finito tutto quello che c'è in frigo. Si addormenta sazio. La mamma di Michele è una donna atletica in linea e lo convince spesso a fare ginnastica in giardino per farlo dimagrire, ma più fanno ginnastica e più Michele ha fame, e più ha fame e più ingrassa, e più ingrassa e più la mamma si arrabbia. Ogni estate Michele va dalla nonna, che lo adora, e lo rimpinza di torte e dolci e gli racconta tantissime belle storie. Di ritorno da un'altra estate con la nonna, la mamma di Michele si congratula con lui per non essere ingrassato nemmeno di un chilo, ma subito Michele corre dal suo amico Frigg a raccontargli le storie della nonna. Michele chiede a Frigg se sono vere tutte quelle storie e Frigg gli dice che sono tutte vere e anche il bambino è un eroe e il suo vero nome è Cuore di Ciccia. Michele continua a far ginnastica e ingozzarsi. I genitori decidono quindi di portarlo in una clinica dimagrante. Dopo pochi giorni, il ragazzo tenta la fuga dall'istituto e incontra un furetto di nome Furfuretto, soprannominato Furfar, che lo porta dallo scienziato Mr. Kakkolen, un tizio mezzo pazzoide e bizzarro che parla con gli elettrodomestici e anche con Frigg. Michele segue Mr. Kakkolen nel suo laboratorio, ma il dottore lo trasforma in un pipistrello. Michele vola per la città fino a tornare a casa. Entra e va dalla mamma, che però è molto ingrassata e una strana televisione sulla testa. Anche tutti gli altri vicini però hanno una TV sulla testa. Michele torna dal dottore chiedendo il perché di quelle TV. Mr. Kakkolen gli dice che c'è un mostro in fondo al mare, Orconte, che soffre di insonnia e ruba i sogni delle persone. Michele, per far tornare tutto alla normalità, deve ucciderlo. Tutti e tre, Michele, Furfar e Mr. Kakkolen, partono per uccidere il mostro, ma subito Michele viene fatto prigioniero di Orconte, che vorrebbe mangiarlo per cena. Michele chiede al mostro se può raccontargli prima una storia, e il mostro accetta, ma la storia è tanto noiosa che Orconte si addormenta. Scoppia il finimondo, dopo un grande boato, Orconte si trasforma in una bolla e Michele ci si infila dentro, volando via dal mare, sopra la città e cadendo nel giardino di casa, proprio mentre la mamma sta facendo ginnastica. La mamma abbraccia Michele, che si rende conto di essere tornato un bambino, e per di più, un bambino magro. Un romanzo forte, attuale. L'autore ci regala pagine dal contenuto brutalmente realistico, che smuovono qualsiasi coscienza. Piccole cose paurose. Il nuovo libro di Ivano Mingotti.